Amici di YouTube, buonasera a tutti e lo Spezia in serie. E qui io devo, ragazzi, suonare. Buonasera a tutti e bentornati sul mio canale per questo nuovo video. Allora, Spezia che viene in Serie A per la prima volta ufficialmente nella storia dello Spezia Calcio e in tutta la Liguria questa sera. È festa grande perché lo Spezia di mister italiano e di tutti i ragazzi componenti dello staff e società è veramente veramente ha fatto una stagione impressionante e corona il sogno di arrivare nella Serie A, nella nostra amata Serie A, nella competizione più alta della nostra bellissima Italia. La squadra del mister, veramente del mister italiano, ha messo in campo complessivamente durante tutta la stagione un buon trend. Questa sera ho visto la partita, devo essere sincero, ha giocato meglio il Frosinone, però l'idea di calcio che ha questa squadra, partendo comunque dal basso con quel giocatore che imposta la manovra e si abbassa spesso a illuminare il gioco e a dare geometria a questa squadra, mi piace molto. Sicuramente ci ricorderemo due nomi che sono Scuffet e Galabinov, che sono dei giocatori che hanno già giocato nella nostra Serie A, nel nostro amatissimo campionato. Il Frosinone non basta, il gol di Rodiev su assist di Ciano, c'è da dire che all'inizio della partita ha colpito anche un palo, veramente sfortunata la formazione ciociara di mister Nesta, però complessivamente per aver vinto 1-0 la partita di andata e comunque per aver avuto una posizione migliore, perché lo Spezia, ragazzi, è arrivato terzo, non basta la vittoria del Frosinone per 1-0 fuori casa, quindi è festa grande alla Spezia. Tutti i tifosi che sono fuori dallo stadio saranno veramente veramente contenti di aver coronato questo sogno, di essere arrivati in un palcoscenico importantissimo come è la Serie A. Dopo Benevento e Crotone, la Spezia arriva in Serie A. E qui veramente faccio i complimenti a tutta la società per la programmazione, perché non sempre le squadre che partono favorite poi arrivano in Serie A. Tant'è che comunque lo Spezia non era all'inizio dell'anno, perché sfido chiunque, me stesso compreso, a dire che davo tra le tre neopromosse lo Spezia, perché non era assolutamente così. Quindi mi congratulo con il lavoro fatto dalla società, con il mister italiano e con tutti i giocatori dello Spezia Calcio, perché veramente avete fatto una stagione bellissima, tanto di cappello, chapeau per voi. Io vi ringrazio per la collaborazione, per il supporto che date tutti i giorni sul mio canale. Iscrivetevi, soprattutto se siete tifosi dello Spezia e del Frosinone, perché ci tengo veramente veramente tanto. Road to 750 iscritti, qui dalla Burchiano Car è tutto, vi auguro buona serata, ragazzi, e shabalala a tutti e lo Spezia in Serie A.